Il progetto Calabria Vinus di Fondazione Italiana Sommelier Calabria vuole affiancare i produttori di vino calabrese in questo periodo di crisi del coronavirus. L'azienda Altomonte Vini è ubicata nel comune di Palizzi. Siamo nell'area grecanica della provincia di Reggio Calabria. Nino Altomonte, viticoltore di grande esperienza che ama profondamente la sua terra, ha scelto un posto meraviglioso dove realizzare i suoi vigneti. Un pianoro che si affaccia sul mare, dove il sole dà il suo calore alle uve che lo Ionio poi mitiga con le sue brezze marine. La superficie vietata è di 10 ettari e le varietà coltivate da Nino sono il Nerello Mascalese, il Calabrese, la Malvasia e l'Insolia. Le etichette dell'azienda sono l'IGT Palizzi Rosso, Nerello Mascalese Calabrese, affinato brevemente in barrica e poi in bottiglia con una gradazione di 14 gradi. L'IGT Bianco Palizzi con le uve Malvasia e Insolia con un tenore alcolico di 13 gradi. Le bottiglie prodotte da Nino Altomonte sono 20.000. I vini corrispondono in genere, mi piace dire, al carattere dei popoli. I vini di Nino sono robusti, caldi, concentrati, intensi, che rispecchiano un po', diciamo, il suo carattere e il carattere delle popolazioni della zona grecanica di Palizzi, storica IGT calabrese. Di seguito vedremo i video che descrivono questo posto meraviglioso con i vigneti di Nino Altomonte. Ecco la bigatura di Arcadia, che non si è appunto soltanto.